Giacomo Sono, presidente della Trentino Volley. Presidente, quella di oggi sarà una delle conferenze stampa che passerà alla storia. Voi, per il peso dell'acquisto, arrivato a un acquisto importante dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista umano. Sì, sotto l'aspetto sportivo è una delle tante conferenze stampa. È chiaro che questa ha un aspetto e un sapore diverso, perché tocca quello che è l'aspetto umano, quello che il ragazzo ha passato, quello che rappresenterà per noi in questa, a partire dalla prossima stagione, una sfida assieme a lui, ma è anche un'opportunità per entrambi, non solo per i risultati sportivi da lui citati, ma anche per trasmettere quella carica positivissima che lui ha in corpo, che non solo nello spogliatoio, non solo in campo, ma io spero anche verso molti altri ragazzi, bambini che seguono la nostra avventura sportiva. Com'è venuta l'idea di affidarsi a Jack Sintini? Come è venuta? Beh, un'idea, lui è stato e lo è uno dei migliori palleggiatori fra quelli italiani, rappresentava un'opportunità unica, una novità e anche un atto di coraggio e anche un atto di scommessa, appunto, per qualcosa in più di quello che è lo sportivo con la nostra società. Un secondo progettore italiano cosa vuol dire in ottica di costruzione del resto della squadra? Ma non abbiamo pensato in quella direzione, ma è chiaro che può aiutare in qualsiasi evenienza dovesse fermarsi o dovessimo bisogno di inserire un giocatore straniero in sostituzione, magari un attaccante, e dovendo intervenire nelle sostituzioni italiane e straniere, è chiaro che avendo un palleggiatore italiano è un vantaggio. E la situazione di Osmani com'è invece? Osmani è sempre ai blocchi di partenza o di metà percorso, perché Osmani merita e aspettiamo tutti una risoluzione internazionale da parte della Federazione Internazionale per non creare problemi né alla nostra società né tantomeno all'atleta. La FIVB però non vi ha ancora fatto sapere quando si pronuncerà su questa vicenda? No, sta aspettando, probabilmente negozierà con le varie federazioni. Io penso sia, ho detto anche settimana scorsa che era questione di giorni, io spero veramente che sia una questione di giorni. Adesso quali sono i prossimi cambiamenti che potrebbero verificarsi nell'organico di Trentino Volley? Ma se Osmani rimane, praticamente nessuno, se non l'aggiunta di un quarto schiacciatore, ma di questo non è una priorità, perché penso abbiamo il tempo necessario per trovarlo. Mentre invece, se Osmani non potesse trattenersi, noi è chiaro abbiamo bisogno di un centrale italiano, dovremmo sostituire Juric perché non possiamo permetterci di tenere un giocatore di quel livello solo per le partite internazionali, quindi si riaprirebbe la nostra presenza sul mercato. Il nome di Butti è stato spesso accostato a Trentino Volley, è un'ottima possibilità, un ottimo giocatore, quindi è chiaro che i nostri occhi siano anche su Butti. Soccolo fa andare in prestito, avete già deciso dove? Non ancora deciso, ma sicuramente l'anno prossimo andrà in prestito a una società. All'estero o in Italia? Italia. Modena? Cuneo, forse, non si sa, ancora non lo sappiamo, veramente. Invece la ricerca di un quarto schiacciatore fa per capire che con Della Lunga le strade si separano. Si separano, anche lui andrà in prestito, perché è giusto che anche lui abbia un'ulteriore possibilità di giocare titolare, quindi la ricerca nostra è in una squadra dove possa avere sia un allenatore che dia le garanzie che effettivamente possa giocare da titolare, quindi è un'opportunità in più per il giocatore, è un prestito, non è una cessione, quindi è un giocatore sempre nostro. Sintini è il primo volto nuovo, ma ci sono delle conferme da Micheletto a Levratto, il resto dello staff? È in negoziazione, quindi verranno confermati uno alla volta, io presumo lo staff dell'anno scorso, e non penso ci saranno grandi variazioni, ma comunque un po' alla volta mettiamo a posto tutte il cesellato e il da cesellare. Presidente, da Presidente di Lega, le iscrizioni per la Serie 1 si chiudono il 15 di giugno, la sensazione è che il prossimo sia un campionato a 12-13 squadre? Ah, no, questo proprio non lo so, perché le sorprese sono quasi quotidiane. Ad oggi penso saranno 13, ma abbiamo ancora punti interrogativi con Roma, abbiamo punti interrogativi con altre realtà, e quindi veramente qualsiasi numero io dica oggi potrebbe essere smentito nel giro di poche ore.